Sono militante di questo partito da ben 5 anni, anche se devo dire che voto di Pietro quando ho 18 anni ed ero sua fan quando avevo 15, forse quando era magistrato. Vi ringrazio tutti di essere qui presenti questa sera a questo focus da me voluto, un tema a me molto caro, la legalità che è la condizione essenziale per lo sviluppo della nostra terra e gli anni del nostro paese. Che non è solo dire no a Berlusconi e al berlusconismo, la legalità è dire no a tutti i soprusi di cui noi siamo vittime. Ricordiamo che siamo vittime di due ostacoli, tra i principali. Uno è il potere politico corrotto e l'altro è la 'ndrangheta. La politica purtroppo da decenni, forse anche più, siamo vittime di una politica che non pensa ai cittadini, non pensa ai nostri bisogni, pensa ai propri bisogni. Politici che vanno al potere, pensano al prestigio, al denaro, grazie anche alle cosche, quindi assumendo un potere dove poi devono lavorare anche per le cosche. Quindi ci stroncano ogni speranza, ogni nostro settore, da quello economico a quello sociale. Che la 'ndrangheta, non dimentichiamo che è una violazione innanzitutto dei diritti umani, quelli elementari, come la nostra libertà. Non abbiamo libertà di fare nulla, neanche di ribellarci, ed è questo che io trovo intollerabile in noi calabresi, noi cittadini, dire che non si può fare niente, ma se tutti diciamo così non si può mai fare nulla. Però abbiamo uomini come Luigi De Magistris che ha cercato di fare e l'hanno stroncato, ma il popolo italiano in realtà con i voti ha dato fiducia e prova che noi italiani stimiamo e amiamo persone come De Magistris, come Falcone, come queste persone che amano la legalità, che lottano per la giustizia. Quindi noi dobbiamo metterci contro questo potere dilagante, perché abbiamo risorse eccezionali che ce li distruggono, che siamo al mare, al nostro mare, alle nostre coste, ormai una cloaca a cielo aperto, mare inquinato. E coste deturpate a causa non solo dei depuratori mal funzionanti, che l'onorevole De Magistris sa benissimo grazie alle sue inchieste, ma adesso anche a causa di queste navi affondate, di questi rifiuti radioattivi nei fondali. Pensiamo anche alle nostre risorse archeologiche come i musei di Locri, la villa di Casignana, i musei di Reggio Calabria, Silvia, di Crotone, di una tristezza infinita, di una desolazione. Cioè, dove sono i nostri amministratori, i nostri enti, di cosa si occupano? Ieri si parlava di coraggio, le hanno superate. Quindi Italia dei Valori è anche questo. C'è di nuovo Berlusconi, Italia dei Valori è proposte e idee per una Calabria migliore, per un paese migliore. Grazie a tutti, La legge uguale per tutti, che sta scritto dal tribunale, ma non è sempre così come. Quando ho visto che la gente, come diceva prima Giovanna, cominciava a pensare in modo libero, in modo critico, cominciava a dissentire, cominciava a testimoniare, cominciava a rompere quel muro che si dice di omertà, di collusione, è là che ho capito che mi avrebbero trasferito. Perché io credo che se il sistema di potere che è stato creato ormai da anni, non è più una questione di centro-sinistra, di centro-destra, di una classe dirigente molto diffusa, è quello di tenere volutamente la maggior parte della popolazione calabrese in una situazione di soggezione, di tenerla in una situazione di soggezione attraverso ovviamente anche un processo di forte disinformazione, attraverso il controllo ferreo della spesa pubblica in una regione in cui l'economia privata è molto debole. Quindi di controllarne quanto più è possibile il mercato del lavoro, il lavoro, e controllando economia e lavoro si controlla anche il voto. Allora, quando cominci a ragionare su questi temi e i calabresi onesti, che sono la maggior parte, cominciano ad avere consapevolezza, è chiaro che con tutte le difficoltà cominciano in qualche modo a opporsi, a dissentire, a mettere in crisi questo sistema, che è un sistema politico e di classe all''ndrangheta. Prima Giovanna D'Agostino diceva una cosa in parte vera ma in parte inesatta, quando diceva chi va nella parte della legalità si trova di fronte a due ostacoli, i corrotti e l''ndrangheta. Ma l'ostacolo spesso è lo stesso, cioè nel senso che io non so qual è la differenza. Io credo che la linfa vitale, l'ha detto anche Draghi in qualche modo ieri, la linfa vitale della criminalità organizzata è proprio una classe dirigente corrotta.